Giornata conclusiva a Teramo, la presenza del ministro per la disabilità Enrica Stefani della rassegna Abruzzo contro il bullismo. Il bullismo e anche il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza sociale tale da richiedere strategie coordinate di intervento, affrontando questa emergenza con specifici progetti di sostegno alle iniziative delle singole scuole. Per questo motivo dal 7 febbraio al 22 marzo sono stati organizzati 20 incontri, 12 a Teramo e 8 a Pescara, che hanno interessato 18 istituti scolastici e coinvolto 34 diversi relatori. Come Dipartimento ho voluto fortemente questo progetto Abruzzo contro il bullismo, perché purtroppo è un problema che è diventato un'emergenza, il bullismo e la violenza tra i giovani, quindi spetta a noi istituzioni in sinergia fare rete per diffondere la cultura della legalità e rispetto della dignità umana. Ritengo che questi cicli di incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi è stato molto importante. Ricordo che è iniziato il 7 febbraio e si conclude oggi con la presenza del ministro Stefani, che sono onorato appunto della partecipazione del ministro, che è stata sensibile a questa problematica. Dobbiamo lavorare insieme, devo dire che con questa iniziativa abbiamo fatto un grosso passo in avanti. Se il bullismo è una cosa orrenda, ancora di più lo è se colpisce le fasce deboli, quindi i disabili, i bambini, gli anziani, le donne, nelle varie forme. Ovviamente per noi è una giornata molto importante che chiude un ciclo e che verrà riprogrammato in ottobre del 22, perché le richieste ovviamente sarebbero state tante di più. Non siamo riusciti quest'anno a coprire tutte le scuole e ci riproponiamo a ottobre, nell'ambito del premio Borsellino, di coprire quelle scuole con i nostri esperti. Sono in una visita in Abruzzo, vado a visitare vari centri come abbiamo fatto fin dall'inizio del mandato. Con l'occasione, si passava per di qui, abbiamo saputo che tramite anche l'assessore che c'era questo evento, e ho pensato anche solo per una questione di sensibilità su un tema che è molto delicato. Poi con questi 2 anni di Covid certi fenomeni all'interno della scuola purtroppo si sono acuiti, come si sono acuite anche, diciamo, delle asperità, no, all'interno della nostra società. C'è un abuso delle parole, e l'abbiamo visto anche nei sistemi anche social, quanto queste parole vengono un po' buttate là proprio come dei sassi. Sul mondo delle disabilità questo è ancora più pesante, perché la discriminazione può avvenire proprio anche tramite l'uso di una parola. In realtà dobbiamo obbedire solo a un principio base, cioè che la persona con disabilità è una persona, non è la sua disabilità o la invalidità accertata, è una persona che ha una caratteristica come tutti noi.